Ah, quindi c'è un menu. Perfetto. Ciao ragazzi, bentornati su Kirby e la Terra Perduta. Ah, quindi è questo il menu. Ok, molto molto carino. Allora, d'accordo, dicevo, ciao ragazzi, bentornati su Kirby e la Terra Perduta. Nello scorso episodio abbiamo fatto gita al centro commerciale Alivel e abbiamo sconfitto il primo boss in battaglia al centro commerciale. L'abbiamo sconfitto più volte, ovvero Gorimondo. Mamma mia, l'abbiamo sconfitto un sacco di volte. Comunque, in questo episodio cosa faremo? Non faremo questi squarci, ovvero le missioni tesoro, perché ho cambiato idea. Infatti andremo avanti, ovvero nella nuova area Oasi Voce d'Oceano. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, non mi piace, e andiamo subito in sabbia abbandonata. No, spiaggia abbandonata, si inizia bene. Andiamo. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E andiamo subito. Allora, possiamo aspirare fuori dall'acqua, è bellissimo. Ok, non c'è niente, possiamo andare sott'acqua? Cioè, posso parare sopra l'acqua, fighissimo, davvero figo. No, non possiamo fare nulla. D'accordo, ok. Primo livello Kirby senza la possibilità di andare sott'acqua. Allora, non possiamo romperlo. Tu dai l'abilità granata. Esatto. Un bel po' di monete. Quest'affare che devo farci? Rompi tre noci di coc... tre noci toc toc. Ho già paura. Questa è l'abilità sonno. Ah. Allora, l'abilità sonno è molto particolare perché non vi fa fare assolutamente nulla. O meglio, in alcuni giochi di Kirby vi fa fare roba. Però in questo... Ok, la cosa con il salvagente è davvero carina. Posso provare? No. Dicevo, in alcuni giochi è molto buona. Posso colpirla e allontanarla, fighissimo. In alcuni giochi fa fare molte robe, ovvero recuperare vita in alcuni giochi. In altri invece è praticamente inutile. Allora, lì ce n'è un'altra, però te vieni qua. Vieni qua. Devo calibrare bene la distanza, più che altro. Allora. Nulla. Ok, ho spaccato la seconda. Comunque, questo coso... ok, non fa niente. Cioè... No, invincibile, ok. Comunque, come sta andando a voi il gioco? A me per il momento sta veramente piacendo tanto. Allora, ho poca scelta. Fuoco di vulcano o quello? O la lama? Fuoco di vulcano. Abbiamo visto nello scorso episodio che siamo riusciti a ottenere l'evoluzione di alcune abilità, ovvero l'abilità fuoco, ho scelto io. È molto potente. Allora, cioè, guardate quanto è forte. Comunque, Bonkers selvaggio
tanta roba. Abilità martello. Allora, l'abilità martello, una delle abilità più potenti della saga. Allora, ok. Una tripla combo bellissima, mi piace. Il colpo caricato è l'ipermartellato, ovviamente. Questo colpo dovrebbe fare un sacco di danni. Ha sempre fatto tantissimi danni in qualsiasi gioco Kirby. Ora, il colpo aereo. Niente, è come l'abilità spada, ok. Allora, dove possiamo andare? C'è un'isoletta. Ok. No, c'è roba mancata. Cioè, c'è roba mancata, c'è roba che sto mancando. E sali, Kirby. Allora, vai. Un cosino, ok. Primo Waddle Dee trovato. Comunque, niente, io spero seriamente che questo gioco vi stia piacendo, perché mamma mia, a me al momento piace, e anche tanto. Allora, roba segreta. Distruggi la statua, ok. Allora, attenti a questi, mi sembra si chiamino Scraffy. Allora, questi Scraffy, li chiamerò Scraffy perché per ora non abbiamo nulla. Sono molto pericolosi. Perché se li colpite diventeranno leggermente aggressivi, anche se tentate di aspirarli. Allora, intanto ovviamente non dovrei neanche dirlo, questi mulinelli io penso proprio di non doverci entrare. No! Non dirmi che... Ok. Ho paura che se toccano l'acqua le abilità vanno via. Cosa ricorrente nella saga Kirby. Allora. Ok. Roba. Ok. Zona segreta. Comunque quanta roba mi manca? Allora, una noce, due Waddle Dee e la cosa extra. Ok. Ti prego dimmi. Ok. Sì, ok, è una mini sfida. Eliminiamo prima te. Cioè, che devo fare qua, scusa? Ah, è una prova a tempo. Oh, mamma. Ok. Penso che se non prendiamo il Waddle Dee in tempo, bisognerà ovviamente rifarla. Però vabbè, dai. Allora, cerchiamo di andare veloci. Comunque penso... tanto per di fare questo livello e poi di fare quegli altri cosi, perché vorrei farli, però non so le ricompense più che altro. Cioè almeno uno per prova più che altro. Ok, quelli sono degli ostacoli invincibili. Come dire, ah, quest'affare lo odio. Ora non capisco perché. Ok. Dicevo, non capisco perché ogni colpo che subisco mi fa perdere l'abilità, qualunque sia. Questo mi fa un po'... Perché seriamente voglio capire come mai ogni singolo colpo mi fa perdere l'abilità. Morfo anello. Oh mio Dio. Cioè, mi scusi? Cioè, ok.
completa l'insegna sul tetto. Cioè, ora sta a vedere, questa è un... vabbè, non importa. Cioè, allora, come sempre colpo di fortuna, cioè, vabbè, non importa. Allora, io pensavo che facendo questo volassi, invece no. Cioè, ok. Ah, ok. Cioè, io sto andando avanti a caso, praticamente. Cioè, questo affare non l'avevo... Vabbè, non importa. Cioè, mamma mia, sto veramente, veramente andando a caso ora. Ah, esilarante. Per me. Allora, di qua, ok. Qua c'è un altro coso, ti ho visto. Ok. Verso... cioè... Allora, se non sono sulla barca, la barca gli fa danno. Qua cosa c'è? Ah, no, trovare le stanze all sarà veramente un casino. Veramente, veramente un casino. Allora, questo... Ok, lo butta giù. Ok, lì c'è la fine del livello. Perché non ha fatto lo scatto? Qua c'è roba. Altra roba nascosta. Cioè, io trovo la roba nascosta totalmente a caso. Cioè, ok. Allora, vieni qua. E qua c'è... Esatto, l'ultimo. No, voglio chili. Vabbè, non importa. Che poi posso... Ok, posso rimuovere coso. Ah, volevo tanto, chili. Vabbè, non importa. Che poi, coso, l'abilità ghiaccio l'abbiamo usata nello scorso episodio, quindi... Sì. Allora, Ah! Ecco l'ultima noce. Ok, quindi abbiamo ottenuto tutto. Sì, tutto. Perfetto, ok. Livello completato al 100%. Allora, te un secondo che ho visto di qua c'era roba. Mannaggia! Quanto odio questi cosi. Ora, l'unica cosa è che se vi lockano, se vi fanno lock on, è un piccolo problema. Perché come avete visto vi vengono addosso e niente, vi fanno danni. Poi al primo colpo diventeranno cattivi, il secondo farà più danni e esploderanno. Comunque... Allora, Kirby Morfo Cupola. Kirby Spada, esatto. Ora, tanto per... allora, qua c'è il tesoro martello, ok. Qua c'è una bella moneta. Direi di iniziare a girare un pochino per vedere le zone, cioè se c'è qualcosa di nascosto. Allora, da questa parte, niente. Un altro, ovviamente. Allora, che via del tesoro è? È la via tesoro morfoscale. Ok. Poi di qua non c'è nulla. Poi ovviamente me la esplorerò per conto mio, come dire, nel caso trovo qualcosa. Allora, torno un secondo.
I 50 Waddle Dee che hai salvato hanno collaborato per aprire il servizio di consegne di Waddle Dee. Inserisci i codici regalo per ottenere oggetti speciali. I 50 Waddle Dee che hai salvato hanno collaborato per costruire la casa di Kirby. Goditela quando hai bisogno di un riposino. Cioè, mi ridà vita? Intanto siamo a 55. Cioè, mi fa... Intanto qua c'è un libro. Ah, questi sono tutti i giochi Kirby. Mamma mia. Cioè, questi sono tutti i giochi Kirby. Ah, che ricordi. Vabbè, non importa. Allora, questo... Cioè, cosa fa? Ti ricarica la vita, ti fa venire un goccino di diabete, ma va bene. No, davvero, per l'amore del cielo, posso capire una battuta brutta, però dai, è troppo carino. Allora, chi? Allora, ogni volta che usi un'abilità che si è evoluta, anch'io divento un pochino più forte. La mia lancia si potenzia per adattarsi al livello della tua... Ah, ok. Quindi alla fine anche Waddle Dee, il compagno, si evolve a sua volta. Allora, di qua cosa c'è? Comunque dicevo, volevo provare... Di qua non c'è niente... a vedere questo ora. Benvenuto al servizio consegno, ok. Il servizio c'è un codice regalo, ok. Ah, a proposito di codici, ci sono alcuni regalo... nascosti in giro per la città. Dovresti cercarli. Alcuni dei codici regalo vengono condivisi tramite annunci online. Quindi conviene attivare la funzione online. Vuoi vedere come funziona, vero? Ora nascondo un codice regalo sul muro della casa di fronte a noi. Vai a ispezionare il muro e cerca di trovarlo. Qualsiasi codice regalo che trovi in città può essere utilizzato senza doversi collegare online. Molto utile, non trovi? Ah, che sbadato. Prima avresti... sì, ce n'avrei alcuni. Ok, inserisci pure ok. Questo è per aver completato la demo. Bene, il codice è stato accettato. Il tuo pacchetto regalo è già in viaggio. Guarda davanti a casa tua. Ok. Comunque, qui c'era. C'è scritto first password. Ok. Ah, devo per forza controllare prima il coso, d'accordo. Allora. Ok, codice clear demo. 300 cose, wow. Ok, allora, direi tanto per... Allora, facciamo il codice regalo. Bene, il codice ok, è stato accettato. E adesso prendiamo anche questo. Comunque, volevo controllare. Ok, codice first password. 100 monete. Cioè, alla fine sono solo monete. Cioè, ok. Comunque c'è un altro codice. Ovvero, per favore. Sempre della demo, mi raccomando. Oh, stavolta invece è altro. 300 monete e una pietra rara. Che è quest'affare, scusa? Ah, è quello per... per l'evoluzione. Giusto? Per favore.
C'è una novità, ho appena aggiunto l'abilità martello. E anche l'abilità sonno. Ok, allora. No, me ne servono due. Non hai abbastanza... Ok. Ah, ok, ok, quindi... sì, dai, ne faccio una, va bene. Direi che ne provo una della natura unica. Direi... vediamo un po'. Vorrei tanto fare l'esploratore. Dai, facciamo la lama. Ok, anzi, qual era il primo in assoluto, più che altro? No, lama. Ok, facciamo questa, dai. Allora, che devo fare? Cattura l'oggetto. Ok. Oh no. Ok. Comunque mi piace che... Ok, era un teletrasporto. Dicevo, mi piace... Ouch. Che sia l'abilità lama... come l'abilità frusta. Ovvero che puoi ottenere l'oggetto solamente lanciando il chakram. Cioè, molto carina come cosa. Per favore. Mannaggia. Quello dovrebbe essere l'ultimo da prendere, più che altro. No. Dai, entro un minuto devo finirlo. Ok. Ah, se vinco faccio 50 monete in più, ok. Ah, ma ne ottengo una sola. C'è, vabbè, allora, potenziamo la nostra abilità, ovvero l'abilità lama, vai. L'abilità lama si è evoluta in Lama Chakram. Ok. Mamma mia. Bellissima. Cioè, penso se un nemico stia lì in mezzo. Un attimo, eh. Cioè, wow, penso questo faccia veramente, veramente male. Tanto per... andiamo nell'ultimo livello di oggi. Ho fatto quello lì, volevo solo farne uno alla fine. E l'ho anche completato. Andiamo nel livello, quello successivo, della prossima area. E niente, allora, qua accanto. Isole Calcestruzzo. Andiamo. Ok. Qua vedo roba che non mi piace. Ok. Però fa poco male. Veramente, veramente poco male. Saluta tre rondini di mare. Ok. Va bene. Me ne mancano due. Da queste parti non c'è nulla. Ora io ho paura che quel coso mi dia l'abilità granata. Quanto lo sapevo.
Allora, questo coso che è? D'accordo. Allora, andiamo qua. Ok. Abilità bomba. No, sì, abilità bomba. Allora, bellissima. Però te non mi hai fatto lock on, sei cattivo. Allora, da questa parte c'è qualcosa? No, non c'è nulla. Posso... non posso salire. Intanto... ok. Bravissimo. Ora. Cerchiamo di muoverci. Perché siamo già un bel po', quindi come dire... mannaggia che danno! Mamma! Da! Ok. Ah, roba. Ok, primo Waddle Dee. Allora, qua non c'è nulla. Ok. Là penso che dobbiamo rompere questo. No, non dobbiamo romperlo. Ok. Ok. Qua c'è roba. No. Allora, cos'è che devo fare? Devo trovare due gabbiani e fare altre due cose. Ok. Oh, fermi tutti. Abilità trivella. Bellissima. Allora, mamma mia. Wow. Che ha fatto, scusa? Cioè, se sono invincibile seriamente è un casino. E poi soprattutto wow il danno. Cioè... ah no, c'è un limite dell'area che posso percorrere. Però fa abbastanza danni, penso. Mamma mia. Allora, non posso farlo sott'acqua, era ovvio. Mamma mia, mi piace questa abilità, è davvero davvero carina. Ok, lì ce n'è un'altra. Ok, siamo a due. Che trollone. Allora, qua non c'è nulla. Ok. No, comunque mi piace, è una bella abilità. Mi piace davvero, è molto carina. Ok, intanto... mannaggia! Allora, qua sotto c'è roba. No! Allora... ok, me ne manca uno. E questo con... un secondo. No, non c'è nulla. Ok. Allora, montacarichi.
Ok, sto premendo A per tirarmi su. Ok. Allora, A per tirarsi su e anche B per tirarsi per tirarsi su. Va bene A o B? Allora, siamo a 2, esatto, questo è il secondo. Allora, cosa mi manca? 2 Waddle Dee, una rondine e 2 cose da fare che non so quali sono. Allora, devo fare altro qua. No, sali. No, qua non c'è altro. Quindi devo andare avanti di qua. Lì c'è un'altra cosina. E siamo a 3. E abbiamo fatto anche questo. Ok. Sta a vedere, forse devo far scoppiare quelle. Ok, vai. Quelle palle da spiaggia. Tanto per. Cioè, fa 2 danni? Penso abbia fatto 2 danni, poi non so. Allora, forza. Ok. No, 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 che non ti tuffi laggiù. Ok. Cioè, io sto facendo tutto a fortuna, sto solo trovando le cose che mi servono. Ne ho mancato uno. Noi si torna indietro. Mannaggia. No. Allora, dove l'ho mancato? Era qua. Dove l'ho mancato? Da queste parti. O forse è un inganno, grazie. Dicevo, o forse è un inganno. Mamma mia. Ok. Allora, sono già a un bel po'. Per favore, gioco. No. Cioè, la volete smettere di farmi sputare l'abilità, per favore? Grazie per il Maxim Tomato. Di sotterra un pomodoro Maxim. Ok, però me ne manca una. No. Ne ho mancati 2. Allora, ho mancato quello lì da salvare e uno che è quello lì. Penso. Allora, è. No, raggiungi l'isola del tesoro? Quale isola, scusa? Ok. Me ne manca uno e penso che sull'isola del tesoro ci sia l'ultimo Waddle Dee. Comunque, insegna del centro commerciale Alivel. Il cono, ok.
E qua c'è qualcos'altro che è la trivella. Ok, rifaccio il livello. Ok, rifaccio il livello e ci vediamo dove è l'ultimo Waddle Dee e la l'isola del tesoro. Ah, ecco dov'è. Mannaggia. Allora è molto nascosta. Molto nascosta. Mamma mia, era una cavolata. Allora, guardate sempre la rete. La rete. Intanto prendiamo un sacco di monete. Allora, in che senso guardate la rete? Allora, andiamo qua. Vedete, qui c'è un piccolo abbassamento, cioè un cavo è piegato. Ecco, era praticamente qua, dove qui c'è l'ultima, c'è l'ultimo gabbiano, salite e c'è la stella warp. Mamma mia, era una cavolata, c'era pure nello sfondo. Quanto odio questi cannoni. Comunque, finalmente abbiamo finito, mamma mia, ci ho messo un secolo. Allora, abbiamo completato il livello, molto bene. Allora, bersaglio interruttore, granata, esatto. E abbiamo finito l'episodio. E il livello completato anche al 100%. Allora, esploriamo. Lo sapevo, era troppo ovvio. C'era uno spazio. Allora, questo cosa contiene? Tesoro normale, ok. Oh, molto più in fretta con R. Mamma mia, ci vuole un attimo. Comunque, da queste parti non c'è nulla. Sì, non sembra esserci niente. Allora, torniamo un attimo in città e niente, finiamo l'episodio alla fine. I 60 Waddle Dee che hai salvato hanno collaborato per aprire il bar di Waddle Dee. Che carino! E chissà che... e chissà cos'altro di buono. Ora puoi accedere al minigioco Bar di Waddle Dee. Cercasi aiutante. Devi lavorare in fretta per salvare... no, per servire una lunga fila di clienti affamati. Che è quella X, mi scusi? Scusa, che è quella X? Cioè, c'era una X. Cioè, avete visto? C'era una X, non sono di fuori. Hai un attimo? Offriamo una posizione part-time. Hai mai pensato a una carriera nel settore gastronomico, Kirby? Bar di Waddle Dee cerca sì. Ok, per un giocatore. Però c'è un altro minigioco, vedo accanto. Questo sotto. Comunque, vedete, c'era una stella warp. Questa. Cioè, ok. Allora, qua non c'è niente. Io per ora esploro tutto. Comunque, vediamo un secondo cosa mi puoi dare. Allora, benvenuta al bar di Waddle Dee, il locale più in voga in tutta la città. Qui potrai mangiare qualcosa per recuperare energia. Nel menu c'è una drizza. Ok. Portalo con te nei vari livelli. Ah, ok. Ah, oh mamma. È buonissimo. Restituisce dell'energia. Torta morfo auto. Hamburger Kirby. Restituisce molta energia. Il rivitalizzante. Ok, quindi si chiama rivitalizzante. Pomodoro Maxim. Restituisce tutta l'energia. Mamma mia, ho così tante monete. Vabbè, no, per ora non compro nulla. Tanto c'è il letto, quindi non è un problema.
Perché alla fine, anziché utilizzarlo, basta che prendo, posso, ok, posso saltare, recupero l'energia e ritorno nel livello. Perché a differenza degli altri Kirby, che di norma si spenge la console, recuperiamo la vita, non credo che qua succeda la stessa cosa, però boh. Ora, ultima domanda prima di finire l'episodio, perché mamma mia quanto siamo. Ok, abilità bomba, esatto. E abilità trivella. Quindi si può incontrare una sola volta questa abilità e verrà salvata qui. E possiamo prenderla quando ci pare. Cioè, mi manca una sola abilità? Sì, mi manca più o meno una sola abilità. O due. Quindi ok, d'accordo. Comunque non posso potenziarle queste? No, perché mi manca la pergamena, ora che ci penso. Manca la pergamena. E dove la recupero la pergamena? Cioè... vabbè. Domanda però. Un'altra piccola cosa. La scivolata fa veramente un nulla. Curiosità per il danno? Pochissimo, vabbè. Ok, quindi abbiamo finito. Nel prossimo episodio di Kirby e la Terra Perduta andremo avanti nell'oasi Voce d'Oceano, ovvero nel livello ascesa alla cima di cemento. Ok, penso ci sia questo e il prossimo livello, che forse sarà questo, e poi ci sarà il boss. Penso che dopo il boss farò un po' di roba. Vabbè. Comunque, abbiamo finito. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. Ok, qua non c'è nulla, sembra. Ok. E al prossimo episodio. Ciao!